Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito! Amici, buongiorno e buon sabato a tutti. Bella visuale. Abbiamo delle penne, olio extravergine di oliva di frontoio, tonno, piselli, un cornicino di peperoncino, dei ciliegini, pomodori ciliegina e cipolletta fresca. Prezzemolo, ultimo prodotto che metterò come una spolveratina su. Allora andremo a fare delle penne al tonno con piselli e pomodorini ciliegini. Bene, mi vado a tagliare la cipolletta. Mi sono preparato la cipolletta, adesso mi vado a tagliare i pomodorini che li ho ben lavati. Mi sono preparato anche i pomodori e adesso andiamo ad accendere il fuoco. Lo facciamo su un fornello piccolo. Vado a prendere l'olio. Vado a mettere la cipolletta. Vediamo un pochino. Sì, è andata. Naturalmente devo farla appassire solamente e non bruciare, che la cipolla bruciata acquista tutto un altro sapore che non è consono al piatto che devo andare a fare. Vado a tagliarmi questo peperoncino sottilissimo. E me lo vado a mettere in padella. Adesso vado a mettere i pomodorini, che la cipolla è bella che è appassita, e un po' di sale in modo che escano il liquido di vegetazione, ma pochino, poi me la vado ad assaggiare successivamente. Mi sono nel frattempo acceso l'acqua per la pasta, perché se ho bisogno di un po' di acqua me la vado a prendere calda. I pomodori si sono ben amalgamati con la cipolletta, come potete vedere. Vado a mettere i piselli. Questi sono piselli che io quando compro vengono sbucciati, sgusciati e messi direttamente nel frigo senza toccare né acqua bollente, crudi e messi nel frigo. Guardate che bellezza. Adesso vado a mettere un po' di acqua calda, bella calda. Non metto mai acqua fredda su quello che sto cucinando. Amici, un po' in corso d'opera ho visto che come colorazione rossa, sì, c'è, però mi sono detto, glielo metto un mezzo cucchiaino di concentrato, e così ho deciso di metterlo. Questo è del concentrato che generalmente io metto dalla scatola qui,
poi lo metto in un barattolo e lo metto in frigo con dell'olio naturalmente. In cucina, uno cucina, sì, segue una ricetta, però al limite se vuole apportare delle modifiche può farlo. L'importante è che il risultato finale sia eccellente con i propri gusti. Bene, l'acqua e bolle e vado a calare la pasta. Vado a salare. Bene, come vedete il sughetto è pronto. Adesso andiamo a mettere il nostro tonno all'interno della salsa e andiamo a romperlo così. Ecco qua. Un paio di minuti appena appena, in modo che il tonno si amalgami bene con il sughetto che si è prodotto, e spegniamo immediatamente e andiamo a colare la pasta. Nel frattempo che la pasta cuoce vado a tagliarmi un po' di prezzemolo tritato molto finemente, per cui userò la mezzaluna. E incomincio a tagliarmelo. Bene, la pasta è cotta, andiamo a spegnere e me la vado a scolare. Me la vado a mettere direttamente in una padella con due bei cucchiai di legno. La arrimino. Ecco qui, vado a mettere una bella spolverata di prezzemolo in questo modo e me la vado ad impiattare. Amici, buon giorno a tutti e buon sabato. Bella la ricetta. Tonno con piselli e pomodorini, poi c'è cipolletta, prezzemolo come ultima spolveratina. Andiamo ad assaggiare questa. Ora praticamente la vado ad assaggiare così come si trova. Che è buona. La vado ad assaggiare anche con una spolveratina di parmigiano. Naturalmente a chi non piace il parmigiano può mettere un altro, a chi non piace né parmigiano e né altro se la mangia così com'è. Vado ad assaggiarla. È buona. Ora passo a salutare, veramente ottima. Sapete tutti che a me i vostri commenti mi piacciono tantissimo, per cui continuo a salutare chi mi lascia un commento. Ed è Giuliano G, Romano Ziad o Ziad, Rosi Morabito, cioè poi c'è Fisfis 9999, Pomodoro 55 e Isabel Ferranti. Grazie a questi qua che mi hanno lasciato, questi signori che mi hanno lasciato i loro commenti, agli altri che continuerò sempre a menzionare via via
e strada facendo. Sono molto contento dei risultati, delle vostre visite, dei vostri like. E come dice lo zio Roberto, fatela. E buon appetito a tutti e a sabato prossimo. Ciao. Ciao.